Max sarà ancora deluso per ieri sera. Forse sono stata troppo brusca con lui. Trasferirci nella villa adesso. Non riesco nemmeno a immaginarlo. Non so neanche se fra me e Max potrà esserci di nuovo qualcosa. A volte potrebbe anche essere più sensibile. Sì, lui è molto carino, ma il distacco da Ben mi fa ancora troppo male. Mi voleva parlare? Venga, si sieda. Grazie, resto in piedi. È vero che ha consigliato a Ron Grasser di dimettersi? Ah, ecco di cosa si trattava. È così difficile rispondere a una domanda? Non è tutto così facile come sembra. Lo sappiamo entrambi. Mi comincia a stancare, Petersen. Mi dispiace davvero. Dovrebbe aver capito che quello che ha detto a Ron va ben oltre le sue competenze o crede di essere il direttore del personale. Se così fosse, Grasser non sarebbe mai stato assunto. Con lei non si può ragionare, vero? Ha finito? No, non ho ancora finito. Esigo una spiegazione. Allora? Ma non devo darle. Ieri si è comportato in modo intollerabile con Grasser e voglio sapere perché. Lei sa come funziona. Non si può avere sempre tutto. Adesso basta, sparisca. E lascio in pace Grasser, mi ha sentito bene. Forte e chiaro, capo. Salve ragazzi. Buongiorno. Ciao. Ci stavamo chiedendo dove avessi passato la notte. A casa loro. È stata da me. Capisco. Sì, ma tu non dovevi essere già a Londra? Sì, in effetti sì. Scusate, è tardi. Devo andare subito in azienda. Lily, se vuoi venire con me ti posso dare un passaggio. Grazie, Birgit. Ma Colia ha detto che oggi posso andare un po' più tardi. Vorrei avere anch'io un capo come il tuo. La signora Van Weyden è inflessibile. Non è che puoi aspettare un momento, perché io e Tim vi vogliamo dire una cosa. Dunque, si tratta di questo. Tim è il padre del mio bambino. Ma è una notizia fantastica! Tanti auguri, Lily! Vi auguro grazie. Tanta felicità! Grazie. Hai voluto tenerci sulle spine, eh? Beh, io l'ho saputo solamente ieri sera. Sai, ho sempre sospettato che il padre fossi tu. Beh, allora ne sapeva più di me. Ma perché non l'hai detto subito? Ce lo devi spiegare assolutamente. Io e Tim non stavamo più insieme quando è successo quello. E dopo stava con un'altra ragazza. Michael. E poi non volevo che rinunciasse a Londra, per questo non gli ho detto che lui era il padre. E adesso che hai intenzione di fare? Quali progetti hai? Rinuncerò a Londra. Voglio dire, può darsi. Cosa? Vuoi lasciare il conservatorio? Questo non è ancora detto. Io penso che decideremo insieme che cosa fare. Sono sicura che prenderete la decisione giusta. Le metti nella posta in uscita? Certo. Ben. Niente domande. Il colloquio non è andato bene. Ok, e che cosa ti ha detto, Max? Lascia stare, non è importante. Quindi riguardava Ron? L'avevo immaginato. Che cosa ti ha detto? Ron è andato a lamentarsi di me con Max. Perché tu hai detto a Ron che deve sparire. Così adesso sa tutto. No. Nessuno sa che lui ti ha violentata.
Grazie per non aver detto niente. Te l'avevo promesso. Ma? Non c'è nessun ma. È solo che... così Rolla passerà liscia. Lo so. Elsa, quello che ti ha fatto è imperdonabile. Dovrebbe sparire dalla faccia della terra. Sì, lo so. Riesce sempre a rigirare le cose a suo favore. Non è giusto che ce l'abbia sempre vinta. Prima o poi farà un errore. E noi lo incastreremo. Spero solo che succeda presto. Cos'è questo interrogatorio? Qual è il risultato delle analisi? I medici dicono che hai preso delle droghe. Droghe? Che genere di droghe? Parlano di LSD. LSD? Mi hai preso per una tossica. Sono solo preoccupato. Allora te lo dico di nuovo. Io non ho mai preso nessuna droga. Forse in laboratorio hanno scambiato il sangue o è successo qualcosa. Sì, può darsi. Che cosa significa può darsi? Ma credi che io sia fuori di testa? Ti credo se dici di non aver preso droghe, ma ricordati tutto quello che hai immaginato di vedere in questi giorni. Ad esempio quel ragno nel lavandino. Ho preso i miei soliti calmanti, quelli e nient'altro. E io ti credo, Victoria. Però... se hanno trovato tracce di LSD nel tuo sangue, in qualche modo c'è arrivato. Sono stanca di questi discorsi. Voglio andare a casa. Sì, lo so. Ma il dottore ha detto che devi stare qui ancora qualche giorno. Lo sapevo che avresti detto una cosa del genere. Ehi. Avete già deciso come lo chiamerete? Papà, non sappiamo nemmeno se è maschio o femmina. Ma appena lo sapremo, ci dovrà aiutare. Ah, certo. Bene, adesso devo andare. Non mi sembra carino approfittare troppo dell'amicizia di Colia. Sì, anch'io devo fare alcune cose. Grazie, papà, di non esserti arrabbiato. Perché mi sarei dovuto arrabbiare? Perché non ti ho detto subito la verità? Oh, ho già dimenticato. Ok. Ciao. Ciao, arrivederci. Tim, posso parlarti un momento? Oh, un discorso da uomo a uomo. Allora io scappo. Ci vediamo. Mi raccomando. Volevo parlarti di Londra. Sì. Stai pensando davvero di mollare tutto? Lily è più importante. Questo ti fa onore, ma... sappiamo tutti quanto sia importante per te il conservatorio e quanto hai studiato per arrivarci. Sì, ma con un figlio passa tutto in secondo piano. Sì, ma in pratica che cosa pensi di fare? Che prospettive hai per il futuro? Ne avete già parlato? Non ancora, per la verità, ma mi inventerò qualcosa. Ok. Tranquillo, non mi voglio intromettere. Ricordati soltanto che non siete soli. Mi fa piacere saperlo. Bene, adesso anch'io devo andare. Sì, ci vediamo, Tim. Tim, volevo solo dirti che sono contento che sia tu il padre. Quello che era successo fra te e Lily è acqua passata, almeno per quanto mi riguarda. Grazie. Benvenuto in famiglia. Van Weyden. Sono Richard. Ciao, cosa posso fare per te? Volevo solo sapere come sta Victoria. Non sta affatto bene, adesso è in ospedale. In ospedale? Sì, non ti agitare, stava per essere investita. Che cosa?
È ferita? No. Ma vogliono tenerla ancora qualche giorno in osservazione. Come è potuto succedere? Non lo so, ma... sembra che abbia preso della droga pesante. Della droga? Stai dicendo sul serio? Purtroppo sì. L'hanno confermato le analisi. Ma santo cielo. I medici dicono che dovremmo pensare a una terapia. Dimmi la verità, Agent. Davvero prende quella roba? Richard, mi dispiace, adesso devo lasciarti, ho un appuntamento. Sì, d'accordo. Salutami, Victoria, e falle i miei auguri. Sì, lo farò. Sì? Buongiorno. Ah, ciao. Molto lavoro? Quello di sempre. Nina, mi dispiace per ieri sera. Non avrei dovuto tirar fuori quel discorso della Non fa Nina. Niente, Max. Sono stato uno stupido. Dimentichiamo tutto, d'accordo? Nina, ho riflettuto e... ho trovato una soluzione migliore. Che cosa ne dici se io vengo a vivere con te e Paola? Ovviamente prima come prova. Allora, che ne dici? Sei in vena di fare progetti. Ed è uno più sorprendente dell'altro. Beh, no, non sono poi così sorprendenti. Per me lo sono. Senti, a parte la sorpresa, che ne dici di questa idea? Se devo essere sincera, credo che dovresti rallentare un po'. Ma per quale motivo? Noi ci apparteniamo, Nina. Noi siamo una famiglia. È da tanto che non siamo più una famiglia. Ci vuole tempo per ricostruire quello che c'era tra noi. Sì, ci vuole tempo perché tu non fai altro che remare contro. Max, ti esce del sangue dal naso. Tieni. Non è niente. Ascolta, io vorrei almeno capire. Qual è il tuo problema, Nina? È sempre Petersen. Quando sei sparito non ti sei fatto molti scrupoli. Dopo tanti anni ti ripresenti e... non posso fare finta che non sia successo niente. Devi cercare di capire. Mi riesce difficile. Puoi fermarti a dormire da me quando vuoi. Non dobbiamo vivere subito insieme. Come preferisci. Max... Max, lo so che per te non è per niente facile accettarlo, ma devi cercare di capire anche me. Ci sto provando.